Con Matteo Pennacchia, uno dei curatori della nona edizione di CU Sound International Music Film Festival a Torino dal 24 febbraio al 2 marzo 2023, ben trovato. Grazie Federico e buongiorno a tutti. Per chi non lo conoscesse, descriviamo questo festival. CU Sound è un festival nato da 9 anni, questa è la nona edizione per l'appunto, è un festival che unisce due mondi culturali che sono quelli del cinema e quelli della musica, sviluppa questo tema all'interno di moltissime sezioni tematiche e di formato anche all'interno della propria programmazione, infatti oltre ai lungometraggi e ai cortometraggi ci sono anche sezioni che si occupano di videoclip. Ci sono sezioni che si occupano di sonorizzazioni, c'è tutto un concorso che si chiama Frequencies, che è dedicato per l'appunto a giovani musicisti in grado di sonorizzare vecchi film. Quindi appunto l'argomento cinematicale è declinato in tutti i modi possibili e Com'è strutturata questa edizione? immaginabili. In continuità con le edizioni degli anni passati. Cominceremo per l'appunto venerdì 24 con il film d'apertura Tchaikovsky Wife, preceduto da una performance di Riccardo Mazza che si chiama Sequenze Parallele, in sala al Cinema Massimo. Dopodiché per l'appunto ci saranno due sezioni competitive legate al lungometraggio, una dedicata ai documentari, l'altra al cinema narrativo. Ci sarà una sezione di competizione dedicata al cortometraggio e un'altra sezione dedicata al cortometraggio non competitiva dedicata ai cortometraggi che sperimentano con la lingua cinematografica, sempre coniugati comunque al macro tema del suono, del sound. Ci saranno poi delle sezioni non competitive come Rising Sound e Into the Groove, che sono le sezioni tematiche del festival. Rising Sound è la sezione curata dalla fondatrice del festival, Juanita Murillo, che si occupa di film che guardano alla musica come arma per combattere per i diritti civili, i diritti sociali, insomma come arma culturale all'interno di un mondo in cui insomma, serve battersi per delle cause. Mentre Into the Groove, la sezione curata da direttore e vice direttore del festival, Carlo Griseri e Alessandro Battaglini, è una sezione dedicata al pop, a film che trattano di grandi nomi della musica o del cinema. Dopodiché ci saranno delle serate dedicate anche a dei live, delle performance live come la serata di Compa, curate da Alessandro Maccarrone, quindi non solo cinema ma vere e proprie esibizioni di musicisti live. E poi ci saranno delle feste selvagge in giro per Torino, ovviamente. Quante sono le opere ospitate e saranno accompagnate da autori e autrici? In tutto le opere ospitate saranno una quarantina di lungometraggi più diversi cortometraggi e videoclip. Alcune sì, saranno accompagnate dagli autori. Nello specifico la sezione di cui mi occupo io, che è la sezione LP Feature, cioè la sezione di competizione dedicata ai lungometraggi narrativi, avrà in sé 5 lungometraggi che abbiamo selezionato con le mie consulenti Giuliana Prestipino e Federica Lemme nel corso dell'ultimo anno, insomma. Quali saranno i luoghi e gli orari del festival? Il luogo principale del festival è il Cinema Massimo di Torino, il cinema che sta all'ombra della Morante Emiliana e quindi del Museo del Cinema. Infatti è il cinema per l'appunto gestito dal Museo del Cinema, nostro partner culturale. Lì si svolgeranno tutte le proiezioni, sia che riguardino videoclip, cortometraggi, lungometraggi, eccetera, eccetera. Quello sarà il centro nevralgico del festival. Dopodiché ci sarà una parte di programmazione al Cineteatro Maffei, che è un ex cinema pornografico riqualificato negli ultimi 2 anni in cui abbiamo dislocato alcuni eventi specifici. Dopodiché, dopo serata, ovvero al termine delle proiezioni, il punto di ritrovo per le sacrosante birrette dopo festival sarà il Café des Arts, a pochi passi dalla Mole Antonelliana. Dopodiché ci saranno anche alcune feste ai Murazzi. La serata di chiusura, invece, che sarà a Spazio Musa, che è un locale in zona quadrilatero, insomma, di Torino. Ci siamo allargati, abbiamo allargato i tentacoli sulla città. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Tutto il programma è consultabile al sito siusound.org, dove ovviamente ci sono poi anche link per seguire i nostri canali social. Lì ci sono sinossi, presentazioni varie di tutto quello che troverete all'interno del festival. È possibile già acquistare biglietti e abbonamenti e vi aspettiamo a Torino, direi.
Nona edizione di See You Sound International Music Film Festival a Torino dal 24 febbraio al 2 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Matteo Pennacchia. A presto! Grazie mille a voi, a prestissimo, grazie.